facendo che questo è un mazzo di carte normalissimo, ok? Quando ero piccolo andavo sempre ad un bar, si chiama il Bar Apollo, e c'era questo signore, che noi chiamavamo Nonno Joe, che ogni volta stava tutto il giorno con le carte a mischiare. Tagliava, mischiava, mischiava, tagliava, e raccontava sempre le storie di quando lui era bambino e giocava a poker, e vinceva sempre, non c'era mai stato qualcuno che lo battesse. Un giorno arriva un ragazzo e gli fa: scusa, giochiamo. E quello gli fa: cosa? Sì, sì, giochiamo, ti voglio battere per la prima volta. Nonno Joe lo guarda e gli fa: va bene. Guarda un attimo le carte, inizia a sfogliare, incontra una carta, si gira verso il cameriere e fa: cameriere? E la mette l'ultima. Continua a sfogliare, ne incontra un'altra, guarda il soffitto e fa: mi sporco. Continua. Poi ne incontra un'altra, cameriere, il mio whisky? Continua, trova l'ultima, la gira e fa: va bene, se vuoi possiamo giocare. Il ragazzo naturalmente che non è stupido, se ne accorge. Guarda il mazzo, vede che c'erano tutte e quattro le K alla fine. Allora dice: ecco come vinceva. Non vinceva, barava. E gli fa: va bene, giochiamo, però puoi tagliare prima? E Nonno Joe: certo. Fa così e dopo ritaglia subito nello stesso punto. Il ragazzo naturalmente se ne accorge, gli fa: ok. Poi dai le carte. E Nonno Joe: va bene, una a te e una a me, da sotto. Una da sopra a lui, una da sotto a me. E lo fa proprio male così, tanto che il ragazzo se ne accorge, gli fa: scusa, ma che stai facendo? Questo è il mio modo di dare le carte, gli risponde Nonno Joe. O sì, o così, o niente. Allora il ragazzo gli fa: va bene, allora scambiamole, no? Nonno Joe lo guarda e gli fa: ok, che cos'hai? Gira, coppia di jack. Gira, 4K. Il ragazzo gli rimane un po' male. Lo fa: vabbè, rigiochiamo. Nonno Joe mette come ultime carte le K e dopo le mette giù. Apre il mazzo e fa: cameriere, un altro whisky. Il giovane prende, fa 1, 2, 3, 4 e 5. Conta le 5 carte e le mette all'inizio. Quello si gira, beve il whisky e richiude le carte. Mi fa: giochiamo? Certo. Una a te, una a me. Una a te, una a me. Sempre come prima. Allora il ragazzo questa volta pensa: l'ho messa all'inizio le K, quindi ce l'ho io. Nonno Joe gli chiede: che facciamo, le scambiamo? E il ragazzo: no, no, tranquillo. Va bene. Lo gira. Coppia di jack. Nonno Joe gira, 4K. Il ragazzo ci rimane naturalmente. Allora gli fa: va bene, giochiamo di nuovo, però mischia le 4K. Va bene, Nonno Joe fa finta di mischiarle e poi le mette all'ultimo. Prende le sue carte, fa finta di mischiarle e le mette in mezzo. Allora il ragazzo naturalmente se ne accorge. Nonno Joe si gira per prendere un altro whisky. Il ragazzo gira, vede un 7, fa: aspetta. Ah, ecco, e vede le 4K. Le rimette in fondo, rigira in mazzo. Nonno Joe si gira, beve il whisky e continua. Vuoi giocare ancora? Il ragazzo: sì, certo, l'ultima volta. Una carta a te e una carta a me. Una carta a te e una carta a me. Una carta a te e una carta a me. Il ragazzo questa volta è sicuro che Nonno Joe ha le K. Infatti gli dice: scambiale, però con un dito solo. E Nonno Joe: perfetto. Scambia con un dito. Si prende quelle altre carte con un dito. Il ragazzo gira e finalmente aveva le 4K. Nonno Joe lo guarda e gli fa: bravo. Però non è ancora abbastanza. Ah, yeah.